I grandi perché della vita. Immobile, con gli occhi chiusi, Romeo si lascia scaldare dal sole. Uno scatto improvviso di Silvestro, sdraiato accanto a lui, interrompe bruscamente le sue meditazioni. Ecco, mai che si possa godere un tramonto in pace. Che c'è? Niente, un granchio. Romeo apre un occhio. Già, eccolo lì, bello grosso, e acchiappalo, no? Silvestro allunga una zampa senza molta convinzione. Si è allontanato, non ci arrivo. E Romeo sospira. Se tu avessi fame, ma fame veramente, a quest'ora ti saresti alzato. I nostri antenati, quelli sì che sudavano 7 strati di pelo per guadagnarsi da vivere. Vedi quella nave laggiù? Un tempo su ogni nave venivano imbarcati uno o due di noi. Lavoravano come guardiani delle cambuse delle stive. Se volevano mangiare, dovevano acchiappare i topi. Per fortuna, al giorno d'oggi, moltissimi di noi non hanno più il problema di trovare il cibo. Silvestro sbadiglia con aria soddisfatta. Sì, trovo che abbiamo fatto benissimo ad addomesticare la specie umana. È stata una gran trovata. Malachia, l'intellettuale del gruppo, che sonnecchiava poco lontano, non può fare a meno di intervenire. In realtà, la domesticazione della specie umana è iniziata almeno 4 millenni fa. Gli egiziani ci adoravano addirittura e fin dall'antichità noi siamo ammessi in tutti i palazzi reali, mentre le altre specie quasi sempre restano fuori. Un gatto può sostenere lo sguardo di qualunque re, dice un proverbio. Una sonora soffiata lo interrompe, gonfiando la coda. Malachia sibila indispettito. Ma dammi un po' di rispetto. So bene che non sopporta i miei discorsi culturali, ma non mi soffi così o dimenticherò di essere un gentil gatto. Trudy, da poco madre, si affretta a scusarsi. Oh, non soffiavo a te o alla tua cultura, per la quale ho la massima considerazione. Ma mio figlio, vieni qui, Isidoro, smettila di rotolarti nella Posidonia. Dopo ti devo leccare per un'ora per toglierti quell'odore. Il cucciolo si avvicina traballando, trascinandosi dietro svariate foglie di posidonia. Per farsi perdonare, drizza le orecchie con l'aria del giovane curioso e desideroso di apprendere come si addice a un vero gatto. Mamma, cosa vuol dire domesticazione? Romeo si stira e si mette seduto. Te lo spiego io, piccoletto. Vedi? La specie dominante del pianeta, che si ritiene anche la più evoluta... Che invece siamo noi? Interloquisce Silvestro. E Romeo gli dà una zampatina sulla testa, giusto perché aveva voglia di farlo già da prima. Poi prosegue con punto. Insomma, la specie dei Sapiens ha asservito tutte le specie che ha potuto. Usano i cavalli per correre, gli elefanti per trasportare pesi, i cani per la caccia, per il salvataggio in mare, per fare la guardia e per un sacco di altre cose come trovare i tartufi. I Sapiens hanno un olfatto da schifo, aggiunge Silvestro, rotolandosi quel tanto che basta per non essere a portata di zampa dell'amico. Insomma, riprende Romeo, molte specie sono imprigionate negli zoo, schiavizzate nei circhi, addirittura allevate per essere mangiate. Trudy smette di ripulire il cuccio e pianta i suoi occhi gialli in quelli dell'amico. Romeo, per favore, non è proprio il caso di turbare il piccolo con il racconto delle innumerevoli atrocità che sono la specialità dell'Homo sapiens. E Romeo capisce al volo. Per farla breve, piccoletto, noi siamo l'unica specie a condividere lo spazio dell'uomo senza che lui ci chieda niente. Sa benissimo che noi non obbediamo a nessuno, anzi... Lui si incarica di proteggere e di nutrire le nostre comunità. Inoltre, secondo le sue stesse leggi, noi siamo individui liberi. Per il cane non è così. Il cane deve avere un padrone. E se un cane vive con un umano, finisce per fare quel che vuole l'umano. Ma se un gatto vive con un umano, è l'umano che fa quello che vuole il gatto. Generalmente bastano 3 giorni a un gatto per addestrare il suo umano. Il micetto ascolta con gli occhi sgranati. Perbacco, e come ci siamo riusciti? E risponde Malachia. E per via dei topi,
I sapiens credono di essere onnipotenti, ma sono terrorizzati dai topi. Si calcola che ci siano 8 topi per ogni umano e loro sanno benissimo che noi siamo tuttora il loro migliore alleato in caso di attacco topesco. Ma che... Interviene Silvestri. È solo perché siamo così incredibilmente belli. Lo vedete quanti vengono qui a fotografarci? Già, e ogni volta tu ti metti in posa, ironizza Romeo. Non so, obietta Trudy con tono pensoso. Tigri, pantere e leoni sono bellissimi, anche più di noi. Ah, lo credo, sono cugini nostri. Sfortunatamente per loro sono anche grossi e con troppi denti. Certo, anche noi possiamo essere feroci, sottolinea Romeo con una certa fierezza, ma siamo anche capaci di recitare la parte del peluche. Loro no. Una volta, racconta Malachia, è stato qui uno studioso. Lui diceva che ogni scienziato dovrebbe vivere con un gatto per ricordarsi che non tutto si può sapere e quindi non è il caso di essere presuntuosi. Vanno in visibilio se gli facciamo le fusa e non sanno proprio come facciamo. Il meccanismo esatto delle fusa è tuttora ignoto agli uomini. Il gatto mette in scacco l'intelligenza umana. Può essere. Quello che è certo è che noi tiriamo fuori il meglio degli umani, soprattutto quando li guardiamo fissi. Per questo non possono fare a meno di noi e poi ci trovano così. Impeccabili, nobili ci definiscono. Visto? E come dicevo, è che siamo terribilmente belli. Conclude Silvestro, stirandosi in tutta la sua lunghezza e anche un po' oltre. Boh, sarà anche vero che tiriamo fuori il meglio di loro, però sono ancora una specie dissennata, si fanno guerra, maltrattano le altre specie e i loro stessi simili, buttano spazzatura dovunque. Guardate il mare, sta passando un sacchetto di plastica. Mormora Trudy e tutti gli occhi guardano verso il mare. Beh, commenta Romeo, li abbiamo addomesticati, ma per renderli civili mi sa che ci vuole ancora tempo. Comunque è tempo di pensare alle cose serie. È ora di cena. A queste parole, 5 codini fremono. Come un sol gatto, la compagnia si mette in moto. Sulla spiaggia restano le orme di tante nobili e impeccabili zampe. Maurizio Paolo.